Continuiamo a parlare di crisi idrica, questa volta però collegandoci in diretta con il nostro Luca Pompei che questa mattina ha intervistato alcuni protagonisti di questa vicenda, la presidente Brandelli dell'ACA. Luca, che cosa è emerso da questa intervista che possiamo anche riascoltare sulla pagina Facebook di Rete 8? Sì Anna, un saluto a te, un saluto agli amici telespettatori. Beh, intanto iniziamo dalla fine, cioè dall'intervista della nostra Antonella Micoletti al sindaco di Chieti Ferrara. Su Chieti l'ACA ci ha riferito tramite il suo presidente Giovanna Brandelli, ma anche i dirigenti per Paolo Canzano e Lorenzo Livello. Su Chieti l'ACA ha preso in gestione il territorio teatino dal 2017, ha detto di aver trovato una situazione disastrosa che ha già investito più di 3 milioni su quella zona. C'è un problema di depuratore che in qualche modo sull'area di Chieti non esiste in questo accordo tra ACA e il comune di Chieti, e che insomma tutto, nonostante tutto, si sta cercando di fare il possibile. Per quanto riguarda, faceva riferimento il sindaco Ferrara al soccorso idrico, c'è un numero verde che sul sito dell'ACA dove si può chiamare per avere delle autobotti. È chiaro che il problema principale è quello delle autoclavi, ci ha spiegato il presidente Giovanna Brandelli. L'autoclave soprattutto, eccola, vediamo inquadrata in questa diretta social sulla pagina Facebook di Rete 8. Il problema è che non tutti hanno l'autoclave, molti condomini e molti palazzi dovrebbero dotarsi di un'autoclave, perché in periodi come questo di crisi idrica, con la pressione che inevitabilmente scende per quanto riguarda la portata dell'acqua, la presenza di un autoclave nella propria abitazione o comunque nel proprio palazzo risolverebbe tutti i problemi. La Brandelli ci ha anche parlato di percezione della comunità nei confronti dell'ACA, che è una percezione che alle volte non corrisponde al vero. Si sta lavorando tanto, dice, stiamo lavorando alacremente anche nei giorni di festa per cercare di fronteggiare questa emergenza, ma ci vuole anche partecipazione e collaborazione da parte dei cittadini. Si è fatto riferimento all'autoclave, ma si fa anche riferimento a un uso responsabile dell'acqua, soprattutto nei periodi estivi. È un discorso molto più complesso, una lunghissima intervista che vi invito a seguire, altrimenti faccio la parte del portavoce della presidente Brandelli e non è questo il mio compito, per cui vi ho detto soltanto alcuni aspetti, l'ultimo dei quali, Anna, ne approfitto, e i lavori che si stanno facendo per il raddoppio delle condotte da Bussi. Lavori lenti perché si ha a che fare con un SIN, un sito di interesse nazionale, per cui tra autorizzazioni e quant'altro è sempre molto delicato lavorare sotto questo aspetto, ma l'ACA sta lavorando per risolvere nel lungo periodo questo problema, ma ci vuole anche pazienza, e soprattutto si è fatto riferimento alla presenza di autoclavi nelle abitazioni, che sono fondamentali. L'intervista integrale sul nostro profilo Facebook di Rete 8 potete andarla a sentire e a vedere. Per quanto mi riguarda, Anna, è tutto, e ti restituisco la linea.